Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. In un vortice di tensione e preoccupazione, la casa del Grande Fratello è stata teatro di un momento carico di terrore, quando Giuseppe Garibaldi ha improvvisamente manifestato un malore, lasciando i compagni di avventura e i telespettatori sull'orlo dell'ansia. I dettagli sono ancora nebulosi, ma il web è già in fermento, con video e speculazioni che si rincorrono freneticamente. Era un momento come tanti altri, con gli inquilini che si preparavano per la cena, quando l'aria si è improvvisamente caricata di urgenza. Massimiliano Varrese ha chiamato a gran voce Anita Olivieri, la quale ha pronunciato il nome di Giuseppe, trovandosi in quel momento in bagno. Quello che è seguito è stato un impeto collettivo verso il soccorso, con tutti gli inquilini che si sono precipitati a supporto di Giuseppe. Tra i frammenti di video che hanno iniziato a circolare, emerge la voce di Marco Maddaloni che incita gli altri a lasciare spazio e a evitare di toccare Giuseppe, mentre la tensione cresce e la produzione viene allertata. Poco dopo la diretta è stata interrotta, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso e le telecamere fisse sulla piscina, in attesa di capire. La preoccupazione si è diffusa rapidamente sui social, con la comunità social che si scambia ipotesi e teorie, soprattutto alla luce delle osservazioni fatte sui recenti stati d'animo di Giuseppe, visibilmente affaticato, forse a causa delle dinamiche interne al programma. Nonostante il clima di incertezza, i momenti precedenti il malore hanno visto Giuseppe e gli altri partecipare a un'attività proposta dagli autori, volta a riflettere sull'esperienza condivisa all'interno della casa, un momento che sembrava aver ridato serenità a Garibaldi, prima del brusco cambio di scenario. La comunità online è palpabilmente scossa dai video che mostrano la reazione immediata e coinvolta dei concorrenti, tutti uniti nel tentativo di assistere il loro compagno. Dopo un'attesa che è sembrata interminabile, la diretta è ripresa, sebbene si preveda che la produzione possa decidere di omettere l'accaduto per rispetto della privacy di Giuseppe. Al momento i fan sono in attesa, condividendo la tensione e l'apprensione che traspare dalle immagini dei concorrenti, raccolti in un silenzio carico di preoccupazione. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e condividi sui tuoi social preferiti. Grazie!